Nel corso della storia, in più occasioni, la scoperta di importanti risorse, giacimenti o depositi ha scatenato una vera e propria corsa per accaparrarsi tali risorse, sia da parte di privati cittadini con la speranza di arricchirsi, ma anche di grandi aziende o di interi stati. Un classico esempio è la corsa all'oro avvenuta nell'ovest degli Stati Uniti e in Australia nel corso del 1800. Nello stesso secolo vennero scoperte le proprietà di un'altra risorsa abbondante in certe zone dell'Oceano Pacifico e in particolare in alcune isole al largo delle coste del Perù, che col tempo acquisì una tale importanza da essere chiamata oro bianco, ma non si trattava del metallo prezioso. Il XVIII e il XIX secolo furono un periodo di grande cambiamento nella società e nel mondo del lavoro. In particolare nel 1800, con l'avvento della seconda rivoluzione industriale, moltissime persone si trasferirono dalle campagne alle città per lavorare nelle fabbriche. La popolazione aumentò a dismisura, tanto che nel 1804 si superò il primo miliardo di persone. Quindi c'erano sempre più bocche da sfamare e meno persone che lavoravano nei campi. Quindi si cercò di aumentarne la produttività. Però quando il terreno viene sfruttato intensivamente anno dopo anno, magari concentrandosi su delle monoculture che per crescere utilizzano sempre le stesse sostanze nutritive, poi non si dà il tempo a queste sostanze di tornare naturalmente nel suolo, che di conseguenza si impoverisce, diventa meno fertile e le coltivazioni crescono sempre meno. Per cercare di aiutare i terreni a recuperare queste sostanze, si usava una farina ricavata dalle ossa tritate degli animali macellati, che non era particolarmente efficace, e le feci. Infatti, se escludiamo i sistemi fognari di cui dispongono gli esseri umani, le feci vengono naturalmente smaltite da degli organismi. Come tutto il resto, in natura fanno parte di un ciclo, hanno una loro utilità perché contengono anche loro sostanze nutritive. In linea di massima tutte le feci possono essere usate come fertilizzante, ma alcune sono migliori di altre, in particolare quelle che contengono gli elementi chiave per la crescita delle piante: azoto, fosforo e potassio. Intorno al 1830 la comunità scientifica scoprì che questi elementi erano abbondanti nel guano, cioè negli escrementi, degli uccelli. Il potenziale del guano era enorme, poteva rappresentare un punto di svolta per l'agricoltura mondiale e una fonte di guadagni stellari. E il Perù, che era indipendente da una decina d'anni, dal 1821, fu veloce nel dichiarare lo sfruttamento del guano nelle isole Chincha, al largo delle coste peruviane, monopolio nazionale. Ma perché il Perù aveva tutto questo guano a disposizione? Il tutto nasce dalla corrente di Humboldt, che porta il nome dell'esploratore e naturalista prussiano Alexander von Humboldt, una persona straordinaria a cui ho dedicato un episodio a cui vi rimando. La corrente di Humboldt è una corrente fredda, profonda e ricca di sostanze nutritive, che parte dall'Antartide e quando lambisce la costa occidentale del Sud America sale verso la superficie, portando con sé tutte queste sostanze nutritive, che supportano un'ampia varietà di vita marina, che poi fornisce la base della catena alimentare degli ecosistemi della zona. Ne beneficiano gli esseri umani, che pescano le acciughe ad un ritmo insostenibile e nel farlo uccidono tutta una serie di animali marini, ma questa è un'altra storia. Pesci. Cetacei. E tantissimi uccelli marini che dopo aver digerito rilasciano queste sostanze sotto forma di guano nelle isole che usano come appoggio per riposare e fare il nido. Il clima in quella zona del Perù è arido con precipitazioni scarse, quindi il guano, una volta espulso, si solidifica velocemente, diventando quasi parte dell'isola stessa. E man mano che altri uccelli espellono materiale, questo si accumula formando un deposito di guano, o se vogliamo chiamarlo diversamente, questa sì che è una bella montagna di merda. alcuni di questi depositi raggiungevano i 30 metri di altezza, come un edificio di 10 piani. Come
Così, verso la metà degli anni 30 dell'Ottocento, i primi sacchi di guano iniziarono ad arrivare nei porti europei e nordamericani, e quando l'efficacia della sostanza venne testata e dimostrata nei campi, la domanda esplose, scatenando quella che venne chiamata The Great Guano Craze o la Grande Guanomania. Nel 1841 solo la Gran Bretagna ne importò 1880 tonnellate, 2 anni dopo 4000 tonnellate, 2 anni dopo 220.000, alla metà del secolo aveva raggiunto quota 300.000, seguita dagli Stati Uniti con 175.000 e da svariati altri stati, le cui navi facevano la fila alle isole, a volte aspettando anche per mesi prima di poter caricare. In totale il Perù esportò circa 14 milioni di tonnellate di guano per un valore, aggiustato al cambio odierno, intorno ai 13 miliardi di dollari. Questo fiume di denaro non venne impiegato per promuovere riforme finanziarie o sociali, ma anzi, da una parte, con il tempo il Perù divenne sempre più dipendente da questa singola entrata economica, il che è piuttosto rischioso perché se si interrompe il rischio di trovarsi velocemente a corto di denaro, e dall'altra attirò problemi e attenzioni non desiderate, facendo gola ad altri stati. Nel 1862 la Spagna, con il pretesto di vecchi debiti coloniali mai saldati, inviò una squadra navale alle Chinchas, occupando le isole e privando il Perù della sua strabiliante macchina da soldi. Ci vollero anni di scontri e l'appoggio di altri stati sudamericani per far desistere e ritirare la Spagna. Nel frattempo il prezzo del guano, il cui commercio era controllato da poche e potenti aziende, salì alle stelle. Arrivò a valere circa un quarto dell'oro, rendendolo non più così tanto conveniente, e in più, per quanto ce ne fosse, prima o poi sarebbe esaurito. A risolvere la questione arrivò verso la fine dell'Ottocento lo sviluppo dei fertilizzanti sintetici, che semplicemente misero il guano fuori mercato, rendendolo obsoleto, anche se ultimamente sta tornando a farsi vedere grazie all'agricoltura biologica, che cerca di utilizzare soltanto prodotti naturali. L'uso del guano come fertilizzante era noto in Sud America già in tempi antichi, lo usavano i popoli precolombiani. I conquistadores spagnoli, poi più interessati a oro e argento, non badarono a questo utilizzo, e il merito della sua riscoperta si deve sempre ad Alexander von Humboldt, che nel corso del suo viaggio in Sud America, notando che gli indios lo trasportavano in canoa anche su lunghe distanze, chiese per cosa venisse usato e ne portò dei campioni in Europa che, una volta analizzati, risultarono ricchissimi di azoto. Nello successivo sfruttamento industriale del guano, a farne le spese furono i lavoratori, che più che lavoratori erano schiavi. Le condizioni erano terrificanti, 20 ore di lavoro al giorno, sorvegliati a vista. Picconare e poi spostare questi blocchi di guano sollevava delle nubi tossiche che nessuna mascherina o protezione era in grado di respingere, tanto che le squadre dovevano darsi il cambio ogni 20 minuti perché non riuscivano a reggere oltre. Se non si raggiungeva la quota giornaliera si veniva frustati, cibo e acqua erano molto limitati perché dovevano essere portati da fuori, su queste isole non c'era assolutamente nulla se non gli uccelli, e si dormiva letteralmente sugli escrementi. Ovviamente non voleva lavorarci nessuno, inizialmente vennero utilizzati carcerati e disertori condannati ai lavori forzati, ma a un certo punto non bastarono neanche loro, così gli operai iniziarono ad essere attirati con l'inganno. Il Perù offriva ai migranti cinesi un trasporto gratuito verso gli Stati Uniti in cambio di 8 anni di lavoro nelle miniere d'oro della California. Gli veniva anche fatto firmare una sorta di contratto, ma chiaramente era una facciata. Una volta imbarcati non finivano in California, ma sulle Chincha, dove, date le terribili condizioni che abbiamo visto, come possiamo ben immaginare, le morti per malattia e anche per suicidio erano piuttosto frequenti. Uno degli effetti più curiosi e a lungo termine della mania del guano fu il Guano Island Act, una legge voluta dal presidente degli Stati Uniti Millard Fillmore e approvata nel 1856. Il guano era diventato una risorsa così importante che, pur di assicurarsi una fetta di mercato, tramite questa legge gli Stati Uniti garantivano ad ogni cittadino statunitense la possibilità di prendere possesso e di reclamare un'isola con depositi di guano, purché non già occupata da altri né soggetta alla sovranità di altri stati,
non tanto per se stessi come privati cittadini, ma per conto degli Stati Uniti d'America, che così potevano poi recarsi sul posto ed estrarre il guano presente, e in caso di problemi o reclami futuri erano ben disposti di difendere il proprio cittadino o i propri diritti inviando la marina militare. Il tutto unilateralmente, senza nessun trattato o accordo con altri stati interessati, il che, a onor del vero, non era poi così diverso da quanto altri paesi, in particolare europei, avevano già fatto in passato e fecero poi nuovamente in futuro. Però questo rappresentò un cambiamento per gli Stati Uniti, perché anche se parliamo di un periodo in cui si stavano espandendo parecchio, nel decennio precedente c'era stata la guerra con il Messico che gli aveva permesso di guadagnare un enorme territorio corrispondente agli odierni Texas, California, Nevada, Utah, Nuovo Messico, Colorado e Wyoming, ma fino a quel momento l'espansione era stata interna al continente americano. In quel momento per la prima volta gli Stati Uniti guardarono oltre, il che è visto come il primo passo dell'imperialismo statunitense. Nell'estrazione del guano poi anche gli Stati Uniti attiravano i lavoratori ingannandoli, in particolare nativi delle Hawaii o afroamericani. Queste isole non diventavano parte effettiva del territorio degli Stati Uniti. Una volta cessata l'estrazione o l'interesse e abbandonate, tornavano ad essere terra di nessuno o potevano essere rivendicate da stati vicini interessati. Tuttora gli Stati Uniti ne controllano parecchie, anche se l'interesse per il guano chiaramente non c'è più. Su alcune isole sono sorte basi per porti e aeroporti militari, come le Midway, nelle cui acque si combatté un'importantissima battaglia nella Seconda Guerra Mondiale. In generale allargano la zona economica esclusiva degli Stati Uniti, che è quell'area di mare che affianca le acque territoriali, secondo le Nazioni Unite, per 200 miglia marittime, e che possono essere usate dallo Stato che ne ha la sovranità in qualunque modo, pesca, estrazione o altro. Quindi di fatto allargano il controllo che gli Stati Uniti hanno su ampie zone dell'Oceano Pacifico. A parte gli interessi economici, altre isole hanno dato vita al Pacific Remote Island Marine National Monument, una delle aree marine protette più grandi del mondo, ampia 1.270.000 km, il triplo della California, istituita nel 2009. Grazie per avermi seguito, se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale, noi ci vediamo alla prossima con un'altra storia. Ciao!